Buongiorno cari amici e amiche, nuovo vlog. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, nuovo vlog. Non fate caso ai miei capelli, qua sono più ricci, qua sono più lisci. Ieri sera ho fatto i boccoli così, volevo fare le ondine, i boccolini, non so neanche io come chiamarli. Il risultato è stato questo, cioè pessimo stamattina, nel senso che comunque ieri sera erano belli, ma non so, mi vengono queste idee notturne così inutili. Puntino stai giù e quindi insomma stamattina mi sono svegliata così e quindi insomma, ho cercato di salvare, salvabili sono elettrici, se li pettino mi viene una testa così, sembrano più lunghi da una parte, più corti dall'altra, cioè una cosa pessima, quindi li ho tirati un po' su, ma vabbè, tanto siamo tutte a casa, quindi non ci farete caso. È un po' che non ci vediamo in versione vlog, un po' di giorni sono effettivamente. Io sono ovviamente a casa, come vedete, per ovvie ragioni e vari motivi, che non sto qua a dire perché ormai ci siamo sfrantumati, i cosiddetti, sappiamo che dobbiamo restare a casa. È passato qualche giorno, io avevo girato qualche video nei giorni scorsi, comunque dei video. Quindi quelli da seduta, eccetera, eccetera. Ho una ricetta che ho girato da inserirvi in questo vlog, che è la ricetta delle tigelle, alla quale devo fare per forza un paio di premesse perché io sono fortunata. Qua c'è un detto molto antico che dice come i cani andare in chiesa. Probabilmente una volta non potevano entrare in chiesa e quindi quando ci entravano erano sfortunati. Ecco, io sono così perché questa ricetta è collaudatissima. Io sotto vi metto gli ingredienti. Contate che vi metto gli ingredienti per mezzo chilo di farina, quindi se voi volete farne di più dovete raddoppiare le dosi. Noi siamo in due, quindi a volte io faccio dose doppia perché poi le cuocio e le congelo. Quindi insomma, volevo farvela vedere subito così in partenza perché so che tante di voi l'aspettano. È perfetta come ricetta, però devo dire che io avevo comprato una farina una settimana, 10 giorni fa, quando ho girato quello spezzone che vedrete fra un po', che non andava bene per fare questa cosa, nel senso che era una farina normalissima 00, cioè quella che ci vuole, però era strana, doveva essere molto molto raffinata perché era bianchissima. Ora la farina è bianca, però proprio bianchissima, quasi proprio bianca, molto molto sottile. Infatti mi ha fatto difficoltà a lievitare. Per cui insomma sono venute comunque molto buone lo stesso, però insomma quello che vedete nel filmato, ve lo dirò poi anche nel filmato col voice over, dovrebbero venire più lievitate le palline. Adesso io vi lascio subito alla ricetta. Alla ricetta, ci vediamo dopo. Eccoci qui con la ricetta delle tigelle. Come vedete metto un po' di latte, un terzo di bicchiere circa, un cucchiaino raso di zucchero nel mio Bimby. Poi lo chiudo e lo faccio partire per 1 minuto a 37 gradi. Se impastate a mano, usate latte tiepido e fate sciogliere lo zucchero. Dopodiché prendo il lievito e una volta scaldato il latte, appunto a 37 gradi, metto mezza bustina di lievito secco, un po' meno di me metà. Se usate il lievito fresco, metà panetto. Lascio sciogliere un pochino, poi metto mezzo chilo di farina, farina 00, va bene anche la farina 0 comunque, un cucchiaino e mezzo o un cucchiaio raso di sale, un cucchiaino, io vado a occhio oramai, di vino bianco secco e mezza confezione di panna da cucina. Dopodiché faccio partire, diciamo, la velocità spiga, che è quella che impasta nel Bimby, e piano piano dal misurino verso il latte finché comunque non si forma un panetto liscio e morbido. A questo punto mi trasferisco, anzi si trasferisce sul tagliere mio marito e comincia a formare le palline che saranno le nostre tigelle. Adesso le vedete tutte così attaccate perché poi comunque poi le trasferiremo in un tagliere più grande. Io qua ho fatto 2 dosi da mezzo chilo e quindi ho fatto 1 chilo di farina totali. Una volta comunque fatte le palline le mettiamo su un tagliere più grande infarinato, ben distanziate. Dopodiché le copriamo e vanno lasciate lievitare per un paio d'ore.
Qui non sono molto cresciute a causa purtroppo della farina, che mi ha dato problemi anche con altre preparazioni. Comunque una volta passate il paio d'ore, insomma quando sono raddoppiate, io passo alla cottura che faccio nella tigeliera Ferrari, ma si possono cuocere anche in padella. E queste sono le tigelle. Eccomi qua tornata, sono sempre allo stesso punto perché sono veloce a cucinare, no, a parte gli scherzi. Una serie di sfortunati eventi in questi giorni in cui non ci siamo viste versione vlog, perché purtroppo ci è successo un po' di tutto. Stavo guardando perché ho la finestra aperta e non vorrei occhi indiscreti vari. Cioè, ci è successo un po' di tutto in questi giorni, nel senso che noi era già una quindicina di giorni, io ve l'ho detto anche in una diretta, che avevamo problemi con la caldaia, nel senso che era diventata matta e mi andava sempre in reset, cioè mi segnalava il reset e mi segnalava un errore che nemmeno i tecnici riuscivano a capire cosa fosse, cioè dicevano che non esisteva, io comunque mi fidavo di loro, poi però mi ricordavo sempre che era questo errore era A07, quindi sono andata a vedere sul libretto ed effettivamente sul libretto della mia caldaia questo errore esiste. Insomma, tirate molla, vieni quello che viene sempre. Io come tecnico non chiamo quello che l'ha installate, perché per comodità oramai da qualche anno, essendo finita la garanzia e tutto quanto, chiamo quello che si occupa anche dei condizionatori, della pulizia, insomma di tutto, così insomma fa una cosa unica. Quindi quando è venuto lui ha cambiato un sensore, però non ha funzionato. Ci ha fatto aspettare un tot perché continuava a chiamare il tecnico, che in realtà, sapete, sono comunque tutti, si conoscono tutti, no? Questi che fanno sto mestiere, almeno nei paesi come il mio, per cercare insomma un attimo di aiuto, per capire se secondo lui era la scheda, eccetera eccetera, e passavano i giorni e questo problema peggiorava, nel senso che se io non avevo il riscaldamento funzionante, cioè i gradi in casa erano quelli giusti e il riscaldamento quindi era spento in quel momento, l'acqua calda usciva. Negli ultimi giorni anche quella cosa dell'acqua calda non usciva, per cui io ho fatto 3 docce gelate, perché ovviamente andavo sotto, era calda, all'improvviso veniva fredda, chiamavo mio marito, resettava la caldaia, ripartiva, solo che ci voleva 5 minuti buoni perché ripartisse. Io ero sempre puntualmente e totalmente insaporata, quindi rimanevo lì sotto in un angolino a prendere del freddo, cosa che non è molto gradita, e purtroppo, insomma, per fortuna poi abbiamo chiamato noi il tecnico, appunto, che installa queste caldaie, quello che è un Ariston, la mia, quello è proprio diciamo quello che si occupa della marca Ariston. È venuto, ci ha fatto aspettare anche lui 2 giorni, ovviamente io non dico nulla, perché per carità, professionisti che fanno lavori che sono comunque da svolgere in questi giorni, non è che hanno solo la mia solidarietà, non è per quello, però io era già diversi giorni, che tra l'altro ci sono stati dei giorni di freddo fuori e cominciava a venire molto freddo anche in casa, perché io non potevo far partire il riscaldamento, perché se lo facevo partire dopo un minuto andava in blocco. Poteva essere la scheda, poteva non essere la scheda, insomma questo è venuto, ha cambiato il bruciatore, quindi era una questione di fiammella, di fiamma, che si era comunque consumato, usurato, e ringraziando il cielo già 3 giorni fa è tutto a posto, per fortuna, perché veramente non ne potevo più di questa situazione caldaia distrutta, perché nei giorni in cui appunto io ero ridotta malissimo con la caldaia, perché mi si bloccava, ho iniziato a sentire strani gorgogli provenire dal bellissimo lavandino che c'è qui. Voi sapete che io in passato ho avuto diversi problemi, perché ve l'avevo già raccontato, cosa sto combinando qua per non star mai ferma, ve l'avevo già raccontato che avevo avuto diversi problemi con la caldaia, con il lavandino, nel senso che si riempiva molto facilmente la vasca che contiene questo gli scarichi della cucina provenienti anche da su, e io mi ritrovavo sempre ad avere intoppato questo lavandino e l'acqua non poteva più scendere, talmente intoppato che risaliva e dovevano venire fino in casa quei tubi, quelli sottili tipo delle pompe da giardino però molto potenti per stapparlo. Ora, l'anno scorso scusate, neanche un anno fa, hanno fatto dei lavori fuori che dovevano comunque
ovviare almeno in parte a questo problema, e infatti ora 8 mesi che non avevo questo problema, sarebbero state ormai da pulire tra poco, ma col fatto che comunque siamo tutti a casa, ovviamente i lavandini, le lavastoviglie, tutto va di più, per cui io mi sono ritrovata che già aveva problemi, questo aveva problemi a scendere l'acqua, l'ho subito chiamato, ho chiamato il mio amministratore, l'amministratore del condominio, che non sta lavorando ma è a casa e risponde per queste urgenze, e anche lì chiama appunto la ditta di spurghi che il giorno dopo è venuta e ha vuotato. Quindi insomma, io c'è stata una giornata in cui ero senza riscaldamento, non potevo utilizzare il lavandino, facevo le docce gelate ed è stato veramente un momento terribile, terribile per la mia psiche. Mi sono trasferita in camera, devo ancora fare tutto, è mezzogiorno e mezza praticamente, ma abbiamo gli orari completamente sballati e sballonzolati da questa situazione, nel senso che la sera ci dedichiamo oramai a visione di film a propulsione proprio, quindi guardiamo film, serie TV, cose di vario genere, e purtroppo ci addormentiamo piuttosto tardi. Io ieri, mi sembra sia stato ieri, sì, o l'altro ieri, mi sono svegliata alle 11:05, credo che fossero 5 o 6 sì, che non mi svegliavo a quell'ora, ma nemmeno se andavo a letto tardissimo, perché ormai il mio orologio biologico era fatto, tarato in un certo modo. In realtà in questi giorni sto proprio allegramente, stamattina mi sono svegliata alle 10, contate che però ho spento la luce alle 3, che mi sono addormentata, sarà stata alle 3:30, perché comunque ancora ero cerebralmente molto attiva, però mi sono svegliata, al primo risveglio ho detto adesso mi alzo, perché almeno stasera cerco di dormire un po' prima, perché comunque questa cosa sballata così, quindi facciamo colazione tardi, pranziamo tardi, a volte non pranziamo, ceniamo e basta, insomma è un momento così. Io stamattina insieme a voi signore volevo effettuare un po' di decluttering, adesso vi faccio vedere. Soprattutto da questo lato, che come vedete è incasinato a livelli super top, perché io qua sopra ho una serie di piatti, piattini, tazze, tazzine, cose che non uso più ovviamente, e volevo declatterarle. Per declatterare cosa significa? Io non voglio buttare queste cose, le porterò appena sarà possibile in questi mercatini che poi il ricavato, insomma, sono donazioni che si fanno e poi il ricavato viene dato in beneficenza, perché ho veramente tante tazze, lo so che è uno spreco perché comunque declatterare tazze che non sono rotte è peccato, però veramente tante tazze, sia da latte, comunque da tè, comunque da caffè, piattini io non li uso neanche quando ho gli ospiti, anche perché voi insomma vedete piattini un po' di ogni colore, ogni genere, e qui io non ho più, a parte magari questa, un'altra, cioè ne posso avere un paio, ma in generale non ho praticamente più le tazze, forse che fanno quel completo, però comunque io i piattini non li uso neanche quando ho ospiti, cioè quando ho ospiti faccio il caffè, li metto in un vassoio e li porto a tavola con i cucchiaini, ovviamente il zucchero e tutto, però non sono tipa da offrire il caffè con i piattini, quindi cioè lì sopra è uno spreco totale di posto. Quindi insomma volevo iniziare un po' questo decluttering insieme a voi, cercherò di mettere tutto qui sopra, massimo qua, io ho sempre il bidone dell'umido aperto, sempre pronto all'uso, quindi adesso inizio a tirare giù queste tazze. You out of my mind, it's like I feel it for the first time, been thinking about you all night, I've been searching for this all my life, you're just my type, I've been looking for a boy who can treat me right, but your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life, can I take you there, like it was the first time, do you remember, can I take you there, quindi ho declutterato tutti questi piatti che io non uso, questi piattini, quindi è inutile che io li tenga in giro, tutte queste tazzine,
e queste due tazze che, come vi dicevo, non uso. Questa ce n'era un'altra, l'ho stata cancellata, e appena sarà possibile comunque porterò tutto dove di dovere. Qui invece ci sono tre tazzine che porterò in camper, e insomma il risultato finale non è da strapparsi i capelli dalla felicità e la gioia, perché comunque c'è sempre poca sistemazione, nel senso che vabbè, io non so come voi vi gestite con questi contenitori, ma forse io ne ho un po' troppi, però alla fine ci sono periodi in cui tra il parmigiano magari grattugiato, qualcosa che è avanzato, qualcosa da sistemare, qualcosa da portare, alla fine li consumo sempre tutti, dado bimbi, cose varie, quindi mi servono. La sistemazione, vi dicevo, è questa. Io poi ho anche alcune tazze posizionate, come vi facevo vedere l'altra volta, dentro la vetrinetta. Adesso vi faccio vedere. Io l'ho parzialmente sistemata quando abbiamo fatto i lavori in casa, perché questa è stata vuotata ovviamente e poi ririempita. Anche qui ho declutterato diverse cose, ma non ho ripreso nulla perché comunque eravamo nel pieno dei lavori e io volevo solo finire. Ancora però manca organizzazione, bollette e lettere varie che arrivano, come vedete. Quello me lo sono lasciato per un altro momento. E come vi dicevo prima, io qua dentro, spostati, allora, ho lasciato, vabbè, mio marito butta fogli così, ma quello non c'entra niente con noi. Ho lasciato lì sotto, queste sono le due ante, diciamo, le due ripiani che non si vedono, quindi qui sotto le cose, ehi, via, che non voglio che si vedano. Lì ci sono un sacco di tappi di Yankee Candle finite che ho buttato, e quindi saranno da buttare anche loro. Mi devo ricordare quando sarà il momento di andare a buttare il vetro. Vedete, come vi dicevo, qui sotto io ho altre tazze qua. Questo, insomma, c'è la roba che non voglio che si veda, ma va bene. Alla fine un po' tutti hanno questi angoli. Qui, come vi dicevo, io ho altre tazze. Ho questo che è un servizio che era di mio zio. Quando è venuto a mancare siamo andati, insomma, a tirare via le cose da casa, e questo ho voluto tenerlo io come ricordo, perché comunque è molto carino, secondo me è molto bello. Quindi questo mi piace molto. Ho queste due tazze che sono veramente bellissime, anche queste mi piace tenerle qui da esposizione. Ho questa e questa, che anche queste sarebbero poi da sistemare là dentro. Infatti adesso io le porterò di là, queste due. Questa la lascio qua in esposizione perché mi piace, carina. Qui ho tenuto questo che è praticamente una teiera di un servizio che c'è lì sotto, che ho conservato. Ho due servizi io che erano di mia nonna e che conservo abbastanza gelosamente, anche se non uso mai, però insomma non è che si può buttare tutto e quindi insomma farò così questa. E comunque, come vedete, c'è benissimo posto per sistemarla qui. Ecco, e qui c'è posto comunque per l'altra tazza. Qui sotto c'è posto, volendo, per altre tazzine, perché vedete che sono tazzine che ho a lavare, che sono due, quelle che abbiamo preso stamattina, la mia tazza, quella grande che uso per il cappuccino. Diciamo che c'è posto per tutto adesso. Ho potuto sistemare, sono un po' così. Questi cosi di Ikea sono fantastici. Peccato che il mio, comunque l'interno della mia anta qua della cucina non mi permetta di infilarne un altro qua, perché mi sarebbe piaciuto dividere anche questi questi oggetti, insomma questi contenitori, tra i grandi e i piccoli, sopra, sotto, eccetera eccetera. Però insomma, va bene così. Rispetto prima, direi che è molto più sistemato, ma più che altro un po' più funzionale. Alla fine vado sempre cercando le stesse tazze, ripeto, se viene qualcuno, finché siamo in 6 va bene, quando aumentano non ho più le tazze uguali per tutti, ma pazienza. Buongiorno, sono fuori, come vedete, perché ho finito qualsiasi cosa riguardante la casa, cioè detersivi, bagnoschiuma, balsami, shampoo, qualsiasi cosa praticamente ho finito, e quindi sono venuta nel Tigotà più vicino senza non senza difficoltà, perché il Tigotà che ho più vicino a casa mia è quello vicino al centro, per cui ho avuto parecchia difficoltà a trovare da parcheggiare, perché qua, non lo so, il problema parcheggi a Carpi c'è anche durante l'emergenza
infetti questo virus, quindi non so. Sto cercando di infilarmi i guanti, Poi comunque in macchina non tengo né guanti né mascherina, ma una volta uscita ovviamente mi metto tutto quello che mi devo mettere, se ce la posso fare. Questa cosa mi sta mandando ai matti a me. E quindi insomma adesso vado a fare un pochino di spesa. E qui ci sono due signori anziani su una panchina con la mascherina, cosa che sinceramente io eviterei, ma vabbè. Vado a fare la spesa, insomma, e vediamo cosa riesco a portare a casa. Vorrei fare una bella scorta in modo tale da non dover tornare e comunque non dover comprare niente al supermercato, perché non trovo niente. Cioè i miei capelli si seccano facilmente, ho problemi di pelle, ho problemi di vario genere, che con determinate cose per lavare i panni eccetera eccetera mi escono allergie varie. E quindi adesso io mi metto la mia amica. Avrei evitato questa scena, ma è impossibile. Quindi posizioniamola bene. L'unico modo per indossarla è questa. A più tardi che chiudiamo il vlog.